Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione a questo webinar. Scusate il piccolo ritardo, ma insomma alcuni disguidi tecnici nell'avvio. Vi do il benvenuto a tutti a nome di Adacta. Come sapete, Adacta ha lanciato ormai da alcuni mesi una intensa attività di aggiornamento e di formazione online con l'obiettivo di fornire aggiornamenti sugli impatti, sulle novità normative a partire dalla primavera di quest'anno e di cogliere insomma l'opportunità di fornire a amici e colleghi che partecipano a questi incontri approfondimenti tematici su argomenti che possono essere di interesse per le imprese. Ricordo prima di partire i prossimi webinar che sono in programma a partire dalla prossima settimana. Dove martedì prossimo parleremo di accesso a nuove finanze e riorganizzazione dell'indebitamento con SACE, quindi andremo a vedere le opportunità di accesso a nuova finanza agevolata nell'ambito di quelle che sono le misure previste per il supporto alle imprese. Il 30 settembre parleremo di titoli tech USA, un asset class su cui puntare ancora. 6 ottobre parleremo di super bonus 110%, opportunità e istruzioni per l'uso. L'8 di ottobre parleremo di ERP e Digital Transformation, quindi nuovi modelli di business e processi digitalizzati. Programma, un'agenda, vedete, ancora abbastanza intensa, insomma, nell'auspicio di poterci incontrare presto nei nostri spazi anche per qualche evento fisico in un prossimo futuro che speriamo a breve. Entriamo nel dettaglio del programma di oggi, perché l'obiettivo di questo webinar è illustrare le best practice dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria, fornendo alcuni approcci pratici alla costruzione del budget di cassa mensilizzato. Abbiamo costruito un indirizzo, abbiamo un indirizzo mail finance@adacta.it per eventuali domande in diretta. Cercheremo di rispondere chiaramente il più possibile durante o al termine del webinar e ovviamente sono a disposizione poi gli indirizzi mail dei vari relatori per domande o approfondimenti ad hoc. Io ringrazio gli amici di Ferretto Group per aver accettato di condividere, di partecipare a questo incontro, in particolare il CFO, dottor Andrea Piraccini, che ci racconterà l'esperienza di Ferretto nell'implementazione del piano di cassa e come più recentemente gli strumenti di pianificazione e controllo implementati da Ferretto sono stati un elemento abilitante per perfezionare una importante operazione finanziaria da parte del gruppo. Quindi entriamo nel vivo perché oggi il tema Covid ha un impatto ancora rilevante sulle imprese. Sicuramente i dati OCSE stimano oggi una riduzione del PIL a livello mondiale di circa un 4,5% 2020, media mondiale, con due scenari, con uno scenario, con una proiezione attuale sulla base delle attuali ipotesi, uno scenario ottimistico, uno scenario più pessimistico che stima un rimbalzo l'anno prossimo di un più 5 tra un più 2,3, vedete, è un più 7, comunque un rimbalzo che in ogni caso risulterà inferiore rispetto al livello di partenza, e quindi sostanzialmente il PIL a livello globale risulterà in ritardo di 3, forse 4 anni rispetto a quelle che erano le stime solo di qualche mese fa. L'Italia in questo registra per il 2020 una previsione di chiusura del PIL a un meno 10,5 rispetto all'anno scorso, previsioni per il 2021 un rimbalzo del 5,4%, oggi il PIL italiano insomma è intorno al meno 17%, dati del primo semestre, quindi si stima comunque da un meno 17 o meno 10% un recupero nell'ultimo semestre. Vedete i dati, insomma, sono dati che comunque impattano in modo rilevante tutte le economie, anche quelle avanzate. Comunque l'Italia ha un dato rilevante in termini di contrazione del PIL. Cerved stima una riduzione del fatturato delle imprese sulla base di alcuni scenari, a seconda in particolare che ci sia o meno un'intensificazione di quella che è l'emergenza sanitaria che può portare a nuovi eventuali
blocchi a nuovi eventuali lockdown, con un impatto quindi che è stato definito più hard, che stima una riduzione del fatturato 2020 per le imprese italiane del 18% e in uno scenario invece soft intorno a un meno 13, comunque in ogni caso con una proiezione poi di rebound l'anno prossimo che complessivamente potrebbe portare il fatturato sui 2 anni tra un meno 3 e un meno 4,3%. Chiaramente questo differenziato per settore, categoria di aziende, perché chiaramente insomma, ci sono dei settori che sono più colpiti dall'emergenza che stiamo vivendo e che hanno subito più di altri l'impatto del lockdown, sicuramente il settore dell'automotive, la parte dei trasporti, i servizi non finanziari, quindi tutto il mondo, tutto il comparto legato a turismo, ristorazione, che registrano degli importanti tassi di riduzione nel 20 rispetto al 19 e comunque sui 2 anni prevedono poi una contrazione intorno al 6-7% rispetto al fatturato pre-crisi, quindi comunque un ridimensionamento importante di quelli che sono le previsioni insomma, di volume d'affari su settori anche rilevanti per l'economia nazionale. Vedete poi, insomma, ci sono alcuni settori, la chimica, l'agri resiste, la chimica farmaceutica che prevede una crescita 6% e altri, insomma, che presentano delle situazioni di equilibrio, comunque, insomma, una contrazione di fatturato quest'anno per prevedere poi un recupero nell'esercizio successivo. In questo scenario di incertezza, elementi di discontinuità come quelli che stiamo vivendo possono far emergere dei rischi di liquidità, dove in particolare la disponibilità di finanza, o meglio, le forme tecniche di cui dispone l'azienda, siano inferiori rispetto al livello degli utilizzi attesi. Ecco che la presenza di eventuali picchi possono creare situazioni di tensione, di fabbisogno finanziario e quindi è importante che in situazioni insomma, di forte incertezza e di discontinuità la gestione aziendale sia una gestione orientata al presidio della cassa con le normali funzioni e con i normali processi aziendali che di solito prevedono commerciale a presidio dell'area vendite e degli incassi, la parte delle operation a presidio di tutta la supply chain, quindi le decisioni di produzione, stock e acquisti sono in capo a enti specifici i quali elaborano le loro previsioni e il team finance recepisce gli input. In situazioni dove è necessario orientare la gestione verso una gestione, verso un controllo della cassa, il team finance che in situazioni normali recepisce gli input diventa un po' il fulcro di questi processi di gestione. Quindi cicli e interazioni molto più frequenti tra l'area commerciale e l'area operation, proprio con l'obiettivo di garantire l'equilibrio, quindi di far sì che questo non copertura, che questo mancato che questa mancata copertura degli utilizzi si verifichi e quindi per evitare situazioni di illiquidità dell'azienda. Competenze che risultano fondamentali per garantire una gestione cash oriented sono sicuramente il coordinamento del management, lo sviluppo di ipotesi e la capacità di simulazione da parte dei vari manager che costituiscono e che partecipano al team. Il team è un team che presidia, come dicevamo, le varie aree della gestione, quindi supply chain con l'obiettivo di garantire gli approvvigionamenti e la produzione, cliente con l'obiettivo di garantire quindi la continuità commerciale dell'azienda. E tutto il mondo people e risorse umane con l'obiettivo di garantire insomma, l'integrità, la protezione delle persone, il rispetto delle normative e la continuità anche operativa negli spazi aziendali.
È chiaro che, come dicevamo, il team finance diventa un po' il fulcro e il collettore di questi input che arrivano dai vari manager delle aree della gestione e quindi alimenta in modo continuativo degli scenari alternativi con l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario. Gli strumenti a disposizione sono sostanzialmente il contingency plan, quindi un piano che ha un focus sulla cassa e sulle azioni di breve termine, che ha un orizzonte settimanale o di 10 giorni, che ha quindi l'obiettivo di garantire l'atto commerciale, quindi il mantenimento delle vendite e la gestione del rapporto con il cliente, l'atto supply chain, garantire il mantenimento della continuità operativa dell'azienda al fine di permettere e di consentire poi l'equilibrio finanziario nel breve termine, con un focus sulle azioni per l'emergenza, quindi sulle azioni contingenti per consentire di garantire l'equilibrio finanziario. I revised budget o processi di reforecast consolidano gli impatti del periodo di emergenza e le ipotesi di ripresa, configurando scenari differenti. Quindi, in situazioni di emergenza si sviluppano azioni contingenti per garantire l'equilibrio, che vengono via via riflesse in scenari più a medio termine, con un orizzonte a 12-18 mesi, dove effettivamente andare a simulare, no, gli scenari di progressiva normalizzazione, di rimbalzo o andando a simulare quelle che sono le ipotesi strutturali sulla revisione, sulla riorganizzazione della supply chain, interventi per il riequilibrio dei costi, anche in funzione delle eventuali dilazioni dei progetti non core, sempre con l'obiettivo di verificare i picchi di fabbisogno e la tenuta finanziaria dell'azienda. Processi invece più a lungo termine riguardano la revisione di scenari e l'elaborazione di scenari alternativi che possono avere ad oggetto la revisione, insomma, del mercato, comunque un ripensamento del settore e del modello di business con cui opera l'azienda, strategie differenziate su eventuali canali, eventualmente, insomma, pensate all'impatto dell'online rispetto al retail, o magari ipotesi diverse di riconfigurazione della supply chain, magari in logiche make piuttosto che buy, ripensando anche ai paesi, alla delocalizzazione e a quali, insomma, assetti dare alla supply chain in futuro. È un processo che riguarda chiaramente i processi di pianificazione strategica, copre un orizzonte di 3 anni e riguarda sostanzialmente l'aggiornamento e la revisione del piano industriale. Questi scenari e questi strumenti si innestano nelle attività di planning e controlli, in particolare nelle attività di performance management, in un calendario aziendale che riflette, per effetto della situazione di emergenza, una maggiore tempestività nell'aggiornamento di questi strumenti. Quindi l'azienda deve essere in grado di chiudere, di consuntivare i mesi o i trimestri, di recepire tempestivamente le informazioni per aggiornare il piano di cassa con le informazioni più aggiornate possibili, recepire l'aggiornamento delle performance review e in ambito di reforecast o di revisione del budget, sostanzialmente quest'anno è un anno un po' anomalo perché di fatto il revised budget ha una frequenza molto più stretta rispetto a quello che era il passato nell'aggiornamento, quindi sostanzialmente un aggiornamento che è quasi continuo del reforecast per arrivare poi alla revisione strategica di quello che è il piano a medio-lungo periodo dell'azienda. Gli strumenti che consentono e che abilitano questi processi in ambito finance sono sicuramente il piano di tesoreria nel breve per lo sviluppo del contingency plan che copre l'orizzonte di 6 mesi. Il budget finanziario a supporto dei processi di revisione del budget e di reforecast, perché consente di avere una proiezione mensilizzata a 12-18 mesi,
e sviluppare in modo diretto entrate e uscite, oltre a dare visibilità sulla struttura patrimoniale dell'azienda, e il piano finanziario che viene sviluppato sulla base di un business plan a 3-5 anni che sviluppa i flussi di cassa tendenzialmente con metodo indiretto. Oggi ci concentreremo in particolare sul sviluppo del budget di cassa, quindi del piano di cassa mensilizzato. Vedremo poi con il dottor Piraccini come in Ferretto è stato implementato questo strumento e vedremo poi con Matteo, con il dottor Moretti, come operativamente poter costruire un piano di cassa e quali sono le soluzioni che rendono, che abilitano ulteriori tecnologie nell'elaborazione di questi strumenti. Ricordo che oltre ad essere insomma, strumenti, quelli che abbiamo visto di pianificazione e controllo, buone prassi gestionali, oggi ci sono anche una serie di norme che a partire dall'inizio 2019 hanno in qualche modo spinto verso l'adozione di assetti amministrativi più adeguati per le imprese. La riforma della crisi d'impresa prevede degli obblighi specifici in capo all'imprenditore. È vero che la crisi è un tema che è stato differito in termini di revisione della normativa, ma ci sono comunque una serie di obblighi organizzativi in capo agli imprenditori che riguardano sostanzialmente le chiusure trimestrali, la proiezione dei flussi di cassa almeno 6 mesi, e qui poi la norma dà tre modalità, ma sicuramente quello principale è il budget finanziario, il piano di cassa che vediamo oggi, e un reporting di sintesi che consente sostanzialmente di rendere edotte le funzioni aziendali di quello che è l'andamento della gestione ed eventuali indici di allerta. Quindi, insomma, ricordiamoci che c'è anche questo ad ulteriore insomma, supporto tra gli ulteriori elementi a supporto dell'adozione di modelli di pianificazione e controllo. Io ho chiuso, spero di essere stato nei tempi con questa introduzione. Passo quindi la parola al dottor Piraccini, che ringrazio ancora per la presenza, che ci racconta, per la partecipazione a questo evento, che ci racconta come in Ferretto Group è stata implementata la gestione del piano di cassa e quali sono gli strumenti e come questo si inserisce negli strumenti di pianificazione e controllo che sono stati implementati in azienda. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Vedete perché ho avuto qualche problema io di connessione. Pronto? Si vede? Allora. Buongiorno, mi chiamo Piraccini, appunto come ha anticipato il dottor Trevisan sono il CFO di Ferretto Group. Insieme ad Adacta, direi qualche mese fa, abbiamo implementato appunto uno strumento o diversi strumenti che ci potessero consentire di implementare tutto quello che serve per arrivare ad avere delle previsioni il più attendibili possibili per affrontare sostanzialmente il periodo i periodi futuri. Intanto, breve storia di chi è Ferretto Group, fondata nel 1956 con headquarter a Vicenza. In realtà Ferretto poi è presente con un plant produttivo a Reggio Emilia, con un altro plant produttivo in Bosnia, con una joint in India e in Cina e in USA con attività prevalentemente in questo momento di service. I prodotti principali sono magazzini automatici e scaffalature, oltre che quello che è la parte core del nostro business, che è sostanzialmente il software WMS per la gestione di tutto ciò che è il mondo automazione in termini industriali. Alcuni numeri, Ferretto ha sviluppato nel 19, del 2019 circa 100 milioni di euro di fatturato, nel 2020 vedremo come andrà a finire. A livello mondo ci sono più di 300 dipendenti. Un parco installato importante sia per quello che riguarda le macchine, diciamo, verticali e di magazzino automatici. Diciamo che vengono prodotti scaffalature per circa 24.000 tonnellate all'anno e vabbè,
chiaramente partnership in diversi continenti per soprattutto quello che riguarda la rete commerciale, ma non solo, perché anche le attività di installazione, quindi di tutto ciò che è il mondo site manager e gestione degli avviamenti dei cantieri in diverse parti del mondo presuppongono sostanzialmente la necessità di stringere partnership da un punto di vista di servizi. Breve storia, come ho detto, Ferretto Group, Ferretto nasce come Armes nel 1956, nell'82 nasce la divisione Magar, che sostanzialmente è quella che oggi, ancorché si chiami tutto Ferretto Group, si occupa della parte magazzini automatici verticali. Viene acquisita nel 95 la Promag, che è appunto quello che oggi è un plant produttivo in provincia di Reggio Emilia, dove viene sviluppata tutta la parte di magazzini automatici veri e propri. Nel 2007 sostanzialmente viene avviata la Joint in India, che è una realtà produttiva a tutti gli effetti, dove vengono fatti prevalentemente scaffali e magazzini automatici. Per poi sostanzialmente appunto nel 2012 fondere tutte queste realtà in un'unica realtà che è la Ferretto Group SPA, che è quella che oggi sostanzialmente è in essere e vivente. Dopodiché nel 2017 viene inaugurato il nuovo stabilimento produttivo in Bosnia, che nasce da una storia di fusione di due realtà locali e che oggi prevalentemente serve al gruppo carpenteria per tutte quelle che sono le lavorazioni di cui noi abbiamo bisogno. Nel 2018 Ferretto Group torna sostanzialmente al 100% italiana, perché comunque qualche mese prima aveva fatto una cessione di quota dei partner cinesi e per scelta della famiglia tutto è rientrato in Italia, e questo devo dire che è anche dal mio punto di vista un elemento, diciamo, importante, perché comunque essendo tutto know-how italiano è un piacere che sia rimasto tutto in Italia. E l'ultimo passo è stato nel 2020, appunto, la sigla di un accordo con una società cinese presente su Shanghai, che si occupa appunto di installazione di magazzini automatici in loco. I prodotti sono, l'ho detto prima, magazzini automatici a traslo elevatore, che sono sostanzialmente magazzini, diciamo, di dimensioni importanti e di importo unitario importante, perché sono comunque magazzini che da 1 a n traslo possono movimentare diversa merce, diverso materiale, a seconda che siano in pallet o sfusi, magazzini automatici verticali, che sono leggermente più piccoli nelle dimensioni, sono prevalentemente utilizzati per lo stoccaggio o di ricambistica o comunque di prodotti che hanno delle dimensioni ragionevolmente contenute per essere contenuti all'interno di cassetti a movimentazione. Magazzini automatici per bare e lastre sono sostanzialmente sempre magazzini automatici con movimentazione a traslo o navetta per la movimentazione di lastre o di barre metalliche e o di lastre ceramiche, pensiamo ai piastrelloni che si vedono oggi nel mondo della ceramica. Scaffalature metalliche su palchi, che è di fatto la storia della Ferretto, quindi il primo prodotto con cui è partita sul mercato la Ferretto. E poi tutto ciò che è il mondo assistenza, post vendita e il software per la gestione del magazzino. Allora, alcuni esempi delle nostre applicazioni, quindi sostanzialmente appunto magazzini automatici per pallet e cassoni, che sono quelle unità di stoccaggio rilevanti in termini sia di dimensioni che di capacità, si parla di qualche migliaia di posto pallet per ciascuna, secondo appunto delle dimensioni. Sono anche gestibili le multiprofondità, con ovviamente degli accorgimenti tecnici di un certo tipo, e tutto quello che è il mondo movimentazione, quindi handling delle navette, fast rig per la movimentazione dei pallet all'interno dello stabilimento, perché ci possono essere sia situazioni di magazzini, diciamo, solo per il carico merce, ma anche per produzione interna, che hanno bisogno di prelevare dalla loro area di stoccaggio per poi poter portare tutto alle zone produttive. Gli stessi magazzini, oltre che per i pallet, possono essere utilizzati per sostanzialmente le scatole a riempimento, tra virgolette, libero, ancorché con certe regole, evidentemente, così come tutto ciò che è il prodotto sfuso, qui c'è l'esempio di qualche cartiera. Ci sono poi appunto quelle che dicevo prima, magazzini automatici per bare e lastre, che sono quelle su cui in realtà Ferretto ha un know-how molto forte, anche perché ha una partnership importante con una realtà qua vicentina che si occupa di macchinari per la lavorazione della lamiera,
e quindi con questi colleghi di questa azienda stiamo sviluppando e stiamo continuando a sviluppare soluzioni tecniche nuove da questo punto di vista. Magazzini automatici verticali sono quelli che dicevo prima, quindi cassette a movimentazione, si possono stoccare sia in cassetti, diciamo, prodotti sfusi che più o meno ordinati a seconda di quello che il cliente ha bisogno di stoccare. Scaffalature metalliche su palchi sono, diciamo, il prodotto storico, l'ho detto prima, quindi tutto ciò che è scaffale, soppalchi per stoccaggio sia anche qui sfuso che in pallet o con quello che è sostanzialmente quello che necessita il cliente per stoccare all'interno delle sue aree di deposito i materiali di quel bisogno. Qui ci sono sempre esempi di scaffali, andrei oltre su questo perché poi l'oggetto dell'incontro è un altro. Questa è la parte comunque più principale, quindi il WMS, il software che gestisce tutto il mondo dell'automazione, la tecnologia che noi abbiamo scelto di utilizzare, la tecnologia AJ Log, sostanzialmente questo è il software che permette a tutto ciò che si muove in termini automatici e di lavorare ovviamente cercando di ridurre il più possibile i tempi di attesa per l'espedizione piuttosto che l'approvvigionamento in produzione, ma anche di integrarsi con i vari gestionali che diversi clienti possono avere per avere comunque una situazione delle giacenze, delle entrate, delle uscite, della situazione delle spedizioni sempre aggiornata in tempo reale. Poi vabbè, ci sono tutto quello che è il mondo post vendita, quindi ricambi, customer care, revamping, retrofit, desk e quant'altro. Ferretto, cosa si è trovato a dover affrontare? Allora, Ferretto, diciamo, io sono entrato in azienda a fine 2018 e avevo una gestione da un punto di vista finanziario come quelle che io ho trovato spesso nelle realtà in cui sono stato, non che abbia cambiato tante realtà, ma diciamo di strutturato c'era un po' pochino e al di là del fatto che i conti vadano bene o male, comunque le esigenze che hanno gli imprenditori piuttosto che comunque gli azionisti in generale, voglio dire, non è detto che ci sia solo un imprenditore dentro un'azienda, chiaramente sono diversi, ma anche le esigenze di chi deve gestire le cose sono diverse, nel senso che a parte il ruolo di CFO, chiunque debba comunque interagire e col mondo esterno e col mondo interno, ha bisogno di avere un certo tipo di informazioni, diciamo il più giuste e il più puntuali possibile. Poi è sempre una scelta sui tempi in cui queste informazioni vengono date e la qualità del dato. Quindi noi avevamo la forte esigenza di sviluppare e perfezionare quello che già, anche se poco c'era, per gestire comunque quelli che sono i picchi che noi abbiamo e anche molto forti in termini di fabbisogno e disponibilità. Dico molto forti perché il mondo dell'automazione, in particolare dei magazzini automatici, quelli con il traslo, quindi quelli diciamo un pochettino più impegnativi da un punto di vista sia di realizzazione ma anche di fabbisogni finanziari, che per noi pesano circa il 50% del fatturato, hanno un'esigenza di gestione particolarmente critica, perché gli slittamenti di cantiere possono procurare ovviamente dei momenti di fabbisogno particolarmente importanti. Quindi siamo partiti con l'idea di sviluppare inizialmente un semplice, tra virgolette, piano di cassa mensilizzato, che poi siamo andati ovviamente a complicare. Le complessità che abbiamo trovato sono i prodotti di cui abbiamo parlato prima, sono prodotti che hanno logiche completamente diverse in termini sia di contrattualistica verso il cliente che di approvvigionamento per far sì che le commesse vengano realizzate. La parte automatica è sostanzialmente una componente che, per quello che ho detto prima, vive di contratti che possono durare anche diversi mesi, per cui va fatta una pianificazione, arrivo a dire per commessa, molto importante su quelle che sono le entrate e le uscite per far sì che la commessa sia quantomeno in pareggio finanziario. Mentre invece altri prodotti, per via dei tempi di approvvigionamento, degli impegni di approvvigionamento, che siano scaffali o che siano magazzini verticali, hanno da 1 a 6 settimane mediamente di approvvigionamento, per cui la filiera è un pochettino più corta. Chiaramente per far questo c'è bisogno di avere qualità di dati a sistema, quindi bisogna che tutti gli enti siano coinvolti, non è un problema, tra virgolette, solo dell'amministrazione o della finanza, è un problema di tutta l'azienda questo, nel senso che le anagrafiche clienti devono essere curate, le anagrafiche fornitori anche, la qualità dei dati che le persone gestiscono
mi viene in mente il solito esempio delle condizioni di pagamento che spesso vengono scritte nei campi testo e nessun gestionale riesce ad estrarre. Quindi se qualche buyer si inventa, come succede, per carità, qualche condizione di pagamento particolare, metta nel campo testo, è difficile intercettarla. Questo percorso ha prodotto indubbi benefici. Il primo, che era l'obiettivo, arrivare ad avere una pianificazione finanziaria con un certo livello di attendibilità a seconda di quanto si allunga l'orizzonte temporale, perché comunque è evidente che fino a un anno c'è un certo tipo di attendibilità, oltre un anno incomincia a essere un pochettino più difficili. Ovviamente questo ha come effetto immediato quello di gestire in maniera più oculata sia le disponibilità che già ci sono, sia l'eventuale attivazione di nuove linee qualora ce ne fosse bisogno per tempo. E chiaramente tutto quello che dicevo prima, quindi la necessità che tutti gli altri enti in azienda collaborino a far sì che questi risultati vengano fuori, fa sì che si crei, diciamo, un certo tipo di cultura in azienda dove si sta attenti o si sta più attenti a certe dinamiche che hanno comunque impatto su tutti gli enti. Diciamo che il tema della pianificazione finanziaria è, per come la vedo io e per come l'ho sviluppata anche in mie esperienze passate, un po' la cartina di tornasole su tutto ciò che fanno nel bene e nel male gli altri enti presenti in azienda. Le criticità che abbiamo avuto sono state tante, l'ho detto prima, business unit automation, quindi magazzini per traslo, sono più o meno magazzini che difficilmente scendono sotto i milioni di euro per commessa, sono magazzini che viaggiano sostanzialmente a conti più stato avanzamento lavori e hanno ovviamente un tema di pianificazione lato ciclo passivo importantissimo perché comunque quando si va in offerta bisogna aver già più o meno, non dico chiuso, ma avere già un'idea con i principali fornitori che parteciperanno alla commessa di quale sarà sostanzialmente il punto di caduta di quello che dovrà essere fornito. Quindi da questo punto di vista è fondamentale per ogni commessa avere sia un Gantt di progetto, quindi tempi, sia un conto economico di commessa, ma anche una pianificazione finanziaria di commessa. Io devo sapere lato attivo quando saranno le milestone di fatturazione e quali sono le condizioni di pagamento. E lato passivo, devo sapere quando sarà necessario avere i determinati oggetti che saranno necessari per evadere la commessa in fabbrica, per far sì di poter sostanzialmente sostenere finanziariamente l'approvvigionamento. La parte verticale è, da questo punto di vista, più semplice, nel senso che stiamo parlando ovviamente di valori unitari molto più bassi, chiaramente le commesse dipendono dal numero di macchine che il cliente acquista. Però comunque se la parte di automazione è un bene che per essere installato ci vanno dai 9-12 mesi, sulla parte dei magazzini verticali stiamo parlando di 6 settimane massimo, per intenderci. Per quello che riguarda oltretutto la situazione di Ferretto, noi tra il 19 e il 20 siamo usciti con il nuovo magazzino verticale e questo ha innescato ovviamente una serie di riflessioni in più su tutto ciò che sono i costi di setup e quindi comunque diciamo le extra uscite finanziarie che dovevano essere sostanzialmente previste a fronte dell'installato che la parte commerciale sulla nuova macchina ci diceva che sarebbe stata sostanzialmente venduta. Un po' come per la parte verticale, anche la parte statica è sostanzialmente abbastanza, se vogliamo, semplice da prevedere, nel senso che stiamo parlando di ordini molto polverizzati, per cui qui poi un conto è lavorare per commesso, un conto per magazzino, qui si comprano chiaramente coils di acciaio, si bindano i contratti all'inizio dell'anno, si ha il prezzo fisso per almeno 6 mesi, perché sostanzialmente da questo punto di vista ovviamente il ciclo produttivo e di approvvigionamento è completamente diverso. La parte service è ovviamente come quasi in tutte le aziende che fanno, diciamo, automazione, metalmeccanica automatizzata, la parte più semplice, nel senso che comunque qui nasce proprio un'esigenza del cliente, ha il fermo macchina, se è fuori dai periodi di garanzia, problemi di ciclo finanziario qua per ovvi motivi ce ne sono pochi. Ci siamo detti appunto che la necessità di Ferretto era quella di sviluppare uno strumento che partisse da una previsione mensile, che creasse commitment in azienda in maniera tale che tutti gli attori fossero sostanzialmente da un lato disciplinati nel caricare le informazioni e nel farle girare in azienda e dall'altro nel chiaramente tirare le proprie strutture a far sì che queste informazioni fossero reperibili non in ritardo ma in tempo utile.
Quindi sulle business unit che abbiamo visto prima, massimo impegno da parte, in particolare della parte commerciale, per cercare di allineare, perché questo è un altro grosso tema che è stato affrontato. Le condizioni di incasso a seconda del cliente variavano da caso a caso, c'era da fare un pochettino di forzature, almeno c'è stato da fare un pochettino di forzatura, almeno all'inizio, per cercare di uscire sul mercato con delle condizioni di pagamento che fossero per quanto possibile, perché poi comunque le eccezioni ovviamente ci sono sempre, omogenee per poter avere una pianificazione sostanzialmente attendibile. Discorso a parte per l'automazione, soprattutto per quello che è successo quest'anno, ma lo vedremo dopo. L'automazione vive di stato avanzamento, per cui a milestone di progetto la fattura può uscire e con determinate condizioni di pagamento il cliente paga a determinate scadenze, per cui qui è più un tema legato alla gestione del progetto. Tanto più si è bravi a rispettare lo scheduling del progetto, tanto più è attendibile il piano di fatturazione che il progetto stesso ha, e tanto più è attendibile quindi la previsione di cassa che si può fare. È chiaro che per noi questo è un elemento critico, perché se dal punto di vista di scaffali e verticali stiamo parlando di 60, 70, 80, 90 mila euro, quando parliamo di progetti di automazione stiamo parlando di fatture che difficilmente scendono al di sotto del mezzo milione di euro, per cui si capisce bene come sia, diciamo, importante e prioritario avere questa informazione il più attendibile possibile. Chiaramente per far questo si è creato un team di lavoro che si ritrova sostanzialmente tutti i lunedì mattina per vedere quali sono gli aggiornamenti sui Gantt, se ci sono slittamenti o meno, per poter gestire quello che sta succedendo. Per la parte tesoreria, che comunque la spalla, la base è quella, è situazione banca e scadenza breve, perché sebbene facciamo pianificazioni mensili, trimestrali e annuali, comunque ogni 10 giorni ci si vede a capire quali sono le scadenze nel brevissimo, per cercare di gestirle nel miglior modo possibile e in maniera tempestiva. E poi c'è la parte crediti, ovviamente per i solleciti del caso. Tutte queste persone, tutti questi attori partecipano e contribuiscono in maniera determinante al lavoro e al risultato di quello che è stato messo in piedi. Ferretto. Quindi lo abbiamo definito un po' come team financial control, in realtà diciamo che arriva a me e a un paio di miei colleghi tutto il set informativo, però se manca a monte tutto il lavoro anche degli altri colleghi, diciamo che noi ci facciamo quantomeno poco. Quindi sostanzialmente cosa succede? Noi mensilmente vediamo uno schema simile a questo, nel senso che io lo vedo più per fornitore ovviamente, perché poi devo fare delle autorizzazioni interne per le procedure che abbiamo noi, però l'idea è quella di avere traslato su un discorso di uscite ed entrate di cassa come una vista pseudo gestionale, perché parliamo di business unit nel cascina, automation service statica e vertica. Parliamo di costi diretti e costi di struttura nel cash out, quindi sostanzialmente noi per mese andiamo a identificare le uscite certe, le uscite diciamo incerte o stimate a fronte delle coperture di banca che abbiamo, della disponibilità di liquida che abbiamo, e di conseguenza andiamo a determinare le disponibilità o comunque il fabbisogno che ci necessita eventualmente andare a cercare sul mercato. Questo strumento ovviamente i primi mesi aveva un'attendibilità, diciamo, non voglio dire non elevata, ma comunque non come quella di oggi, tant'è che veniva sempre accompagnato da un classico file di Excel dove manualmente si facevano tutta una serie di considerazioni. Oggi devo dire che è uno strumento che ha una, diciamo, margine di rischio, margine di errore assolutamente accettabile per i numeri che girano. Chiaramente a valle di questo c'è tutta una serie di grafici e di reportistica che fanno capire quali sono gli indebitamenti, quali sono, come l'andamento della PFM, quali sono le banche su cui andare a lavorare e tutto ciò che sostanzialmente serve per gestire in maniera abbastanza puntuale i temi finanziari che sono ahimè prioritari in qualsiasi azienda. Cosa abbiamo fatto con Adacta? Adacta ci ha affiancato per un trimestre per costruire, intanto ci siamo capiti su quello che facevamo, perché anche per Adacta ovviamente è fondamentale, come per qualsiasi società di consulenza, capire cosa un'azienda fa. Io stesso spesso sono in produzione, perché comunque la traduzione di quello che vedo fatto di sotto dai colleghi
ha comunque un riscontro fondamentale nei numeri che vengono poi elaborati dai gestionali. Quindi con Adatta abbiamo studiato un po' le nostre criticità, abbiamo capito quali erano le priorità da mettere sotto controllo in primis, appunto automazione, ma non solo, e sostanzialmente abbiamo sviluppato uno strumento che oggi è quello che stiamo utilizzando in autonomia, anche perché ovviamente abbiamo fatto due o tre chiusure insieme ai colleghi per utilizzare questo strumento di cui diciamo loro erano più padroni di noi. Adesso devo dire che è uno strumento che utilizziamo in maniera autonoma e sostanzialmente ci dà oggettivamente riscontro in maniera sempre molto puntuale di quelli che sono gli andamenti finanziari dell'azienda. Quindi il progetto ha preso qualche mese, diciamo 6 mesi tra startup e go live in autonomia con Adatta, però comunque diciamo che è stato un periodo di tempo intanto necessario per mettere a posto diversi processi che necessitavano di qualche intervento. E comunque è stato anche un processo che è un progetto che ha fatto accrescere non poco da questo punto di vista la cultura in azienda e la sensibilità in azienda a questi temi. Da un punto di vista di strumenti, allora Ferretto lavora come la maggior parte delle aziende col classico budget, revised forecast, chiusura mensili. In realtà nel 2019 abbiamo presentato un piano industriale triennale perché ci serviva per capire un attimino tutta una serie di investimenti, come andare a gestirli e con che timing andarli a gestire. Tutto questo poi in realtà non serve altro, serve chiaramente per avere un'idea di come chiuderanno gli anni, di come stanno andando le cose, capire la capienza o meno nel fare investimenti, gli orientamenti del mercato, dei margini, insomma le solite cose, ma in realtà tutto questo ci serviva anche per continuare a monitorare ed alimentare e quindi correggere laddove fosse necessario il mondo della pianificazione finanziaria. Io nelle tre aziende in cui sono stato ho sempre stressato molto questo argomento perché se la finanza si ferma, poi il resto, sì, ci sono due temi, o la finanza si ferma o gli ordini si fermano. Se la finanza si ferma e se ci si trova all'ultimo momento con un problema di un certo tipo, dopo è tardi. Quindi, per me molto, non dico tutto molto, ma deve essere finalizzato ad avere previsioni finanziarie spendibili sia all'interno ma anche al mondo esterno, quindi tutto ciò che è il mondo banche, istituzioni finanziarie e quant'altro. Quindi noi ci basiamo su sostanzialmente il classico budget, i tre forecast annuali, chiusure mensili e adesso stiamo andando a mettere mano, come normale che sia, al secondo anno di piano, si aveva fatto un piano 20, 21, 22, quindi adesso andremo a rimettere mano al piano 21, all'anno 21, vediamo cosa ci sarà eventualmente da variare o meno e vedremo e andremo a analizzare quali saranno gli impatti sulla previsione finanziaria che avevamo fatto. Poi cosa è successo? È successo che mentre stavamo mettendo a posto tutti questi strumenti, tutte queste belle cose qua, è successo quello che più o meno ha colpito tutti, immagino, nel senso che il Covid-19, a parte ovviamente i problemi di natura sanitaria di cui speriamo di liberarci il prima possibile, ha creato, parlando di Ferretto, un problema non banale, perché come sapete, durante il Covid, sostanzialmente durante il periodo di lockdown, si potevano servire e si poteva lavorare solo con certi codici Ateco, c'è stato il fermo cantieri. Per Ferretto questo cosa ha voluto dire? Ha voluto dire sostanzialmente mettere al minimo la produzione perché di fatto non avevamo tanti clienti con codici Ateco che ci consentivano di lavorare. E slittare per la parte automazione tutti i cantieri, quindi tutti gli stati di avanzamento lavori. Quindi ci siamo trovati in una situazione, da un punto di vista diciamo strettamente aziendale, quindi finanziaria da gestire, di un certo tipo. È stato istituito un team di emergenza che ha in primis ovviamente è intervenuto su un discorso persone, cercando di mettere in piedi procedure e quant'altro per tutelare i lavoratori qualora fossero presenti al lavoro, in quanto l'azienda appunto doveva per determinate giornate lavorare per clienti che lo consentivano per i codici Ateco. Ci siamo dovuti attivare ovviamente con tutta la filiera attiva e passiva, quindi supply chain e cliente, per gestire con loro i ritardi, lato cliente. Chiaramente siamo nell'ambito di tutto ciò che è il mondo. Diciamo del caso di forza maggiore, però è anche chiaro che le attività di ripianificazione sono
sono importanti. Provo a tradurre questo concetto. Se il 1° luglio potevamo iniziare a lavorare, far ripartire il 1° luglio tutti i cantieri che avevamo diciamo sgranato nel corso del primo semestre 2020 con un certo tipo di grant di progetto sarebbe stato per noi impossibile, nel senso che comunque i cantieri vengono gestiti in base a una pianificazione delle forze lavoro, sia interne o esterne, quindi partire tutti insieme sarebbe stato sostanzialmente impossibile. Stessa cosa sui fornitori, quindi si è data la priorità ai fornitori legati a cantieri che ci avevano la possibilità di farsi lavorare e ai cantieri che avevano delle priorità di un certo tipo nel momento in cui si sarebbe rinviata la partenza. E da qui tutto il tema finanziario, nel senso che comunque ci siamo trovati fermi, ci siamo trovati con diciamo scaduti, perché comunque andavano in maturazione fatture che si erano accumulate ovviamente nei mesi ante Covid, e ci siamo trovati in una situazione direi abbastanza critica da gestire, che tutto sommato è stata gestita diciamo abbastanza bene, ma è stato possibile solo perché siamo partiti con questo progetto che ha sì, diciamo, richiesto tempo, ma anche ha dato fortunatamente dei risultati molto positivi in termini di gestione di questo momento di crisi. Ora, noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo trovati nella condizione, visto che le normative, i decreti lo prevedevano, di avere una rivisitazione di tutto ciò che erano i piani industriali che avevamo fatto, il piano triennale che avevamo fatto, in tempi ragionevolmente brevi, dico ragionevolmente perché non si parla chiaramente dalla sera alla mattina, se lo si vuole fare in maniera strutturata e condivisa con gli enti che ci sono in azienda. Questo ha consentito di disegnare diversi scenari, dal best case al worst case per una via di mezzo, e di conseguenza ridisegnare anche tutto quello che era il mondo fabbisogni finanziari e eventuali coperture da portare in azienda per andare sostanzialmente ad attutire il colpo che si è generato nel corso della pandemia. Diciamo che abbiamo avviato la discussione con il partner finanziario il 1° di giugno e sostanzialmente da lì a poco, perché comunque stiamo parlando di un paio di mesi, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 10 milioni con garanzia SACE. Devo dire che il partner finanziario è stato tanto veloce quanto puntiglioso, come è normale che sia, non ci aspettavamo nulla di diverso, nel senso che comunque il nostro piano sia economico che finanziario diciamo che è stato abbastanza sviscerato e analizzato, diciamo che è stato oggetto di due diligence, perché questo è normale che sia così, per qualsiasi situazione di questo tipo, chi deve erogare denaro, ancorché abbia un garanzia SACE, detto che la garanzia SACE in questo frangente particolare era sì garanzia dello Stato, ma la responsabilità dell'erogazione era in capo agli enti finanziari, è comunque una cosa su cui chi sta andando in erogazione o chi è andato in erogazione ovviamente ha prestato molta attenzione. Quindi da questo punto di vista io mi sento di dire che il percorso fatto con Adacta è un percorso che ha consentito con Adacta Advisory di fare, per quello che mi riguarda, una nuova esperienza, non in un settore diverso, io vengo sempre dalla meccanica e dall'automazione, ma con una realtà diversa e con dei prodotti diversi. Ha sicuramente cresciuto di tanto, devo dire, all'interno del mio ente la cultura per questi temi, ma soprattutto ha cresciuto tantissimo, in maniera molto apprezzabile, la sensibilità in tantissimi colleghi che lavorano in altri uffici. Non penso solo all'ufficio acquisti, ma penso all'ufficio tecnico che spesso va in esterno, penso a tanti altri enti, e anche agli stessi gestori di cantieri, intendo con i project manager, nel senso che comunque se non si capisce bene quali sono gli impatti delle mancanze o dei ritardi in certa attività, poi dopo il tema finanziario arriva, e quando arriva poi purtroppo se non si è pronti è tardi. Quindi da questo punto di vista devo dire che questo percorso che è stato fatto in Ferretto e che ritengo concluso nel senso di portata a regime, dopo questo non vuol dire che tutti i problemi siano risolti, ma questo almeno è lo strumento che ci servirà in futuro per far sì che le cose vengano tenute sotto controllo e monitorate correttamente, è quantomeno un tema in meno che abbiamo sul tavolo, e devo dire con ottima soddisfazione
di tutti gli interlocutori, sia interni che esterni, come dicevo prima, con cui abbiamo almeno in questo periodo avuto a che fare. Chiaramente non nego che essere riusciti a portare a casa, alla luce degli strumenti messi in piedi, un'operazione come quella che abbiamo fatto, ha creato un volano positivo ovviamente su anche le altre banche, perché chiaramente nel momento in cui si crea un clima di fiducia come quello che si è creato, vedendo che comunque i piani sono stati fatti tenendo conto di eventuali rischi e opportunità, quindi modulari, se succede questo potremmo fare quest'altro, se non succede questo dobbiamo rivederlo in questo modo. Vedendo che ci sono delle riflessioni dietro condivise con tutti gli enti aziendali, questo ha creato un clima comunque, diciamo, confidente da parte dei nostri interlocutori che ci ha consentito in questo momento di chiudere questa operazione con, appunto, come ho detto, estrema soddisfazione. Questa è un po' la storia di Ferretto, diciamo, negli ultimi 16-18 mesi da quando siamo partiti. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Matteo Moretti, ringrazio il dottor Pieraccini per l'intervento e per soprattutto l'illustrazione degli aspetti anche organizzativi che stanno dietro a un progetto come quello che sono riusciti a gestire in azienda. Noi vedremo durante il mio intervento come si costruisce un piano di cassa e alcune simulazioni di scenari. E vorrei iniziare proprio, diciamo, enfatizzando, secondo me, anche si è notato dall'intervento del dottor Pieraccini, qual è stato il fattore critico di successo per la riuscita della, diciamo, messa a punto di un sistema di pianificazione finanziaria. Sono stati, diciamo, la presenza di tre elementi che hanno cooperato bene insieme e sono stati il coordinamento dei team di lavoro. È stato detto appunto, ci sono tante parti dell'azienda che vengono coinvolte all'interno di un progetto del genere e che magari non hanno mai approcciato la pianificazione finanziaria, quindi i primi passi magari sono un po' più difficili, devono capire come funziona, però se c'è un coordinamento interno dell'azienda, sicuramente il risultato è molto, molto più forte. Serve poi sviluppare delle ipotesi analitiche, quindi non serve andare a pianificare una riduzione generica di fatturato, serve scendere nel dettaglio, capire esattamente quali sono quei fattori che stanno andando ad alterare il nostro fabbisogno di cassa, il nostro equilibrio e quali sono gli impatti che hanno esattamente. Quindi non serve appunto avere una riduzione generica di fatturato, ma devo capire esattamente qual è quel cliente su cui io mi aspetto un ritardo di pagamento, un insoluto, in modo da pianificare nel modo più puntuale possibile gli scenari. Ovviamente devo essere più preciso, più mi trovo in una situazione di tensione finanziaria. Quindi nel momento in cui la mia azienda è in una situazione di forte tensione finanziaria, devo calare delle ipotesi molto precise e molto dettagliate, proprio perché poi il dato che esce dalla pianificazione ne risente in modo molto forte. Ultimo elemento, la capacità di simulazione, quindi se io sono riuscito a costruire delle ipotesi molto analitiche, devo anche essere in grado poi di simularle in un tool che trasformi l'idea, qual è l'impatto, in effettivamente qual è l'impatto finanziario. Quindi una capacità di simulazione che deve essere molto legata al business dell'azienda. Quindi se ho delle particolarità, delle peculiarità, devo assolutamente avere un tool che evidenzi le mie peculiarità e quindi vado a rappresentare qual è il mio business e soprattutto come lavora il mio business. L'insieme di questi tre elementi permette di costruire un budget finanziario che poi mi dà effettivamente dei dati attendibili. Come abbiamo visto, magari nei primi mesi saranno leggermente meno attendibili perché
il tool deve entrare insomma un po' in assetto, poi però se l'ipotesi e la capacità di simulazione è stata accurata, avrò degli scenari che riflettono effettivamente quale sarà la mia situazione finanziaria nei prossimi 5-6 mesi. Vediamo quindi il budget finanziario com'è composto. Viene realizzato con il metodo diretto e si compone principalmente di tre sezioni. Quindi la prima sezione è la situazione contabile. Situazione contabile cosa vuol dire? Io devo partire da quei crediti e quei debiti che ho nell'ultima chiusura disponibile di infranuale e devo trasformarli, capire quando effettivamente verrà generata, incasserò il credito o dovrò pagare il mio debito. Qui ovviamente è importante che tutti i dati presenti siano il più aggiornati possibili, il più puliti possibili, quindi gli scadenziari devono essere senza, diciamo, analizzati, non è sufficiente l'estrazione del dato così come esce dal sistema, ma bisogna scendere un po' nel dettaglio, capire che effettivamente quelle scadenze ci siano state aggiornate nel modo corretto. A questo si somma, siccome la chiusura contabile ovviamente andrà ad esaurirsi, perché dentro lo scadenziario solitamente che sia crediti che debiti, noi abbiamo scadenze per i prossimi 3-4 mesi, 2 mesi, a seconda delle tempistiche, delle dilazioni concesse, dobbiamo sommare poi l'impatto finanziario delle proiezioni economiche, quindi avere un forecast aggiornato con le chiusure ovviamente mensili e andare a prevedere quali saranno i flussi di cassa generati da questa attività. Quindi diciamo che parliamo del piano vendite, del piano acquisti, del piano dei costi generali, una revisione costante dei capex, e devo andare a trasformare le dinamiche economiche del mio forecast in effettivamente dinamica finanziaria. Il terzo punto sono le leve di manovra finanziaria, quindi sono le linee di credito che mi sono state concesse e posso utilizzare o altre misure che posso attuare nel caso in cui non siano sufficienti. In più, questo diciamo terzo terza sezione può venirmi in aiuto nel momento in cui le due sezioni principali, la 1 e la 2, non sono sufficienti a generare flussi di cassa. Ovvio che nel lungo termine la mia gestione caratteristica dovrebbe permettermi di generare sufficienti flussi per poi andare a ripagare anche le eventuali richieste finanziarie che abbiamo fatto agli istituti di credito nel momento in cui ci siamo trovati in dei momenti di picco finanziario. La somma dei tre input è la nostra proiezione finanziaria e quindi quanta disponibilità finanziaria abbiamo o quanto fabbisogno abbiamo nei prossimi mesi. Quindi andando a vederlo in anticipo riesco a organizzare l'azienda nel miglior modo possibile per affrontare quei picchi di fabbisogno. E come lo affronto? Andando a simulare appunto degli scenari che mi permettono di riportare la mia azienda in un equilibrio finanziario. Questa analisi e simulazione si fa in modo, diciamo, interattivo e continuativo finché non abbiamo trovato qual è lo scenario diciamo più opportuno per avere una situazione di equilibrio finanziario che ci tranquillizzi. L'output del modello, un po' per chi ci segue, insomma, è conosciuto, l'abbiamo visto, abbiamo visto anche qual è l'output che utilizzano in Ferretto, quindi sicuramente nella prima sezione la parte di cash-in, dove all'interno si divide in crediti e in cassi da piano. La prima parte si tratta di crediti verso clienti, quindi dagli scadenzari, mentre la seconda parte sono quelli che derivano dalla dinamica di previsione del forecast. Sotto abbiamo le uscite di finanza, quindi la prima parte è sempre l'esplosione dello scadenziario fornitori e poi tutte le uscite che andiamo a prevedere all'interno del forecast.
Ultima parte, la struttura finanziaria, quindi appunto l'utilizzo dei fidi, in questo caso SBF, anticipi fatture, che l'azienda è solita utilizzare, l'importo eventualmente di nuovi finanziamenti e alla fine la nostra situazione, quindi fabbisogno e disponibilità. E nell'esempio vediamo che qua abbiamo nei primi mesi una situazione abbastanza tirata, ma insomma sostenibile, mentre poi abbiamo dei picchi di fabbisogno su dicembre e gennaio, quindi dobbiamo trovare delle alternative per andare a coprire questo fabbisogno. Io salterò un po' nel mio intervento, non solo slide, vedremo anche qualche un Excel e poi una parte di, vi faccio vedere banalmente un piano di cassa utilizzato su su Power BI, perché l'evoluzione sta portando a integrare sempre maggiormente lo strumento, di utilizzare e di integrare questo strumento di pianificazione finanziaria in tool un po' più diciamo sofisticati. Vi mostro, questo è appunto, in questo caso è stato utilizzato Power BI, ma può essere anche utilizzato un CPM di Everso, insomma. Questo solitamente piace molto alla direzione, perché consente di avere sotto controllo sempre qual è la previsione di disponibilità liquida e andare a simulare degli impatti. Quindi una volta costruito è agganciato direttamente al gestionale aziendale, quindi scadenzaria, già tutto aggiornato, i vari scenari sono stati caricati e quindi noi riusciamo direttamente sul computer, sul tablet, ma anche sullo smartphone a avere un controllo assolutamente, diciamo, costante della nostra disponibilità. Quindi questo è un esempio di un tool che è stato costruito e a seconda degli scenari che si vogliono andare, che la direzione vuole verificare, il tool si aggiorna in base a scadenziare l'ultima chiusura, quindi diciamo che c'è poca elaborazione dietro del dato. Sicuramente i vantaggi sono un minor tempo di aggiornamento, perché un Excel ovviamente richiede molto più tempo, un minor costo di produzione del dato, perché appunto riduco il tempo che ci metto per andare a produrre questo il dato necessario. Le informazioni, avete visto, sono estremamente facili da reperire e soprattutto vengono messi quelle informazioni fondamentali per magari la direzione, quindi si perdono un po' di dettagli, ma ci si focalizza sui KPI principali e anche avremo una riduzione di errori di imputazione, perché si tratta di un tool che è già strutturato e gira in un determinato modo e non c'è possibilità di sbagliare un input invertendo un numero o sbagliando il riferimento di una cella. Questo però è vero che è un tool bello che funziona e tutto, però è fondamentale, prima non si può partire direttamente con un tool preconfezionato, perché come abbiamo visto anche in Ferretto ogni azienda ha le proprie peculiarità, quindi serve uno studio, diciamo, che viene svolto su Excel per costruire il budget di cassa. Quindi devo capire come è organizzata la mia azienda, come funziona, lo testo su Excel, capisco come gira, capisco come strutturare i tre punti che abbiamo visto, e una volta che, diciamo, abbiamo creato, chiamiamolo tipo un abito sartoriale sulla nostra azienda, possiamo decidere di evolvere e implementare un tool più sofisticato, più aggiornato e più diciamo comodo poi da usufruire il dato. Quindi io faccio un passo indietro e vediamo come costruire il tool di budget finanziario. Abbiamo visto i tre punti, quindi partiamo dallo stato patrimoniale actual, l'open balance, quindi gli incassi dei crediti commerciali, il pagamento dei debiti commerciali, il pagamento del personale, il pagamento delle imposte e poi i saldi banca. Come vi anticipavo, tutte queste
crediti e debiti devono essere aggiornati, puliti e soprattutto magari ce ne sono alcuni più facili, come il pagamento del personale è abbastanza facile prevederlo perché tendenzialmente è abbastanza flat durante l'anno, mentre scadenzario, clienti e fornitori è importante fare attenzione alle dinamiche, diciamo, dalla scadenza teorica alla scadenza effettiva, perché sappiamo che dentro lo scadenzario clienti noi avremo tutte le scadenze che sono quelle teoriche, quindi quelle concesse dal punto di vista contrattuale. Poi però sappiamo tutti che i clienti pagano sempre con 5-10 giorni di ritardo, chi magari è bravo, e alcuni clienti in situazioni come quelle che si sono presentate negli ultimi mesi potrebbero anche ritardare il pagamento o saltarlo proprio. Quindi devo riuscire a simulare questo, quindi parto dalle scadenze teoriche è importante farlo per cliente, magari i primi clienti maggiori a seconda di quanto ho frammentato il mio scadenzario, se ho tanti clienti molto frammentati magari cercherò di ragionare per cluster, per canali di vendita che lavorano nello stesso modo, insomma, oppure per i principali clienti e poi i rimanenti clienti tutti insieme. Quindi parto dalle scadenze contrattuali, vado a fare la proiezione degli incassi base che derivano dalle effettive scadenze contrattuali. Vado poi ad applicare a quegli incassi, a quelle scadenze, non più le scadenze teoriche, ma le scadenze effettive. Quindi so che il cliente 1 in questo caso è regolare, quindi andrò a pianificare le scadenze dei miei crediti secondo le scadenze contrattuali, mentre il cliente 2 contrattualmente dovrebbe pagarmi 60 giorni, in media mi paga sempre l'80% a 60 e un rimanente 20% a 90 giorni. Stessa cosa il cliente 3 dovrebbe pagarmi 50% a 30 giorni, 50% a 30 giorni, 50% a 60 giorni, paga tutto sempre a 60 giorni. Quindi vado a pianificare su settembre, vedete, cambia la mia pianificazione degli incassi, non incasserò più 1 milione, ma incasserò solamente 800.000 euro, perché effettivamente i clienti tendenzialmente mi pagano con dei ritardi cronici. In questo momento ancora più particolare, la pianificazione deve diventare ancora più puntuale, perché non solo devo andare a calare quali sono, diciamo, le usanze dei miei clienti, ma devo anche capire se ci sono clienti magari che sono in situazioni particolari di tensione e che non pagheranno determinate scadenze o pagheranno in ritardo. Quindi è importante che ci sia sempre un rapporto anche con i clienti, magari telefonarli, capire se la situazione è tranquilla oppure prevedono dei ritardi nei pagamenti, in modo da pianificare gli incassi il più reali possibile. Il secondo blocco invece sono la parte di forecast, quindi quelle pianificazione, diciamo, economica mensile che vado a fare, quindi un conto economico mensilizzato che ha dentro l'incasso, quindi il piano vendita, il piano acquisti, l'utilizzo, cioè tutti i costi del personale, i costi fissi poi della struttura e anche gli investimenti che devo andare a fare. Questo è importante che sia il più, diciamo, veritiero possibile, certamente, ma anche dettagliato e strutturato in modo puntuale. Questo perché se devo andare a intervenire nel forecast, prevedere il taglio di alcune consulenze o il taglio di compensi di un amministratore, perché c'è bisogno di creare cassa in azienda e quindi si decide di andare a ridurre alcuni costi, deve essere un prospetto chiaro, ben strutturato, che io so esattamente dove intervenire per poter appunto simulare l'impatto nel modo più preciso possibile. Questo è il piano vendite, quindi vediamo un attimo il dettaglio. Il piano vendite
funziona esattamente come lo scadenzario, quindi deve essere dettagliato. In questo caso abbiamo messo quattro clienti principali e poi gli altri tutti insieme. Potrebbe essere raggruppato per cluster oppure per canali di vendita, quindi le vendite online, perché effettivamente la vendita online riesco ad avere l'incasso immediato e quindi non ho problemi, oppure altre tipologie di canali che seguono logiche comuni all'interno del canale. Cosa devo andare a pianificare? Quali sono gli impatti del contingency? Quindi prevedevo sul cliente 1 un fatturato di 556.000 euro. So che per effetto del contingency, del Covid, della tensione finanziaria di quello specifico cliente, non pagherà alcune fatture, quindi vado a ridurre le vendite che andrò a fare su quel cliente. Devo tenere in considerazione gli impatti appunto dell'emergenza, come hanno impattato sui vari clienti. Devo tenere in considerazione sicuramente il margine di quello specifico cliente, quindi se vendo prodotti, miei prodotti che hanno margini elevati o margini più ristretti, più minori, e quindi prediligere un cliente o un altro, ma soprattutto in questo momento devo andare, se sono in tensione finanziaria, devo andare a verificare il rating del cliente, quindi se è un cliente solido che mi pagherà senza problemi, e i DSO, quindi i giorni che concedo per pagare. Se sono in una situazione in cui devo generare cassa, cercherò di privilegiare le vendite a clienti che mi pagano il prima possibile. Quindi se ho due clienti e mi chiedono la stessa cosa, uno mi paga 30 giorni, uno a 90, e riesco a produrre solo per un cliente, in questo momento darò precedenza a quel determinato cliente che mi paga 30 giorni. Devo tenere in considerazione anche il livello di stock, nel senso che se ho determinata merce a magazzino, è il caso di cercare di spingere sulle vendite di quel determinato articolo presente a magazzino, piuttosto di articoli che devo mettere in produzione, e tenere in considerazione l'impegno di nuovi acquisti. La somma di queste tre cose mi dà effettivamente il piano vendite aggiornato. Il piano vendite, qui vado via abbastanza velocemente. Il piano vendite ovviamente è fatto sulle vendite previste per i vari mesi. Devo andare a trasformare la dinamica economica in dinamica finanziaria. Quindi semplicemente parto dalle vendite pianificate, vado ad aggiungere l'IVA a seconda del cliente, dell'IVA che ha quel cliente. Quindi un 22% per vendite Italia, un 0% se è un cliente estero, eccetera, e vado a pianificare nel modo più puntuale possibile. Vado ad applicare la dilazione di incasso, quindi però attenzione di applicare sempre quelle condizioni reali, quindi non contrattuali, ma in base alla media, alla conoscenza che ho, come mi paga quel cliente, e alla fine, applicando queste dilazioni, ottengo effettivamente poi l'incasso previsto nei vari mesi. Piano acquisti, velocemente faccio una piccola riflessione, nel senso che all'interno come abbiamo visto nel team che si occupa del contingency plan, della pianificazione, ci deve essere anche la supply, la parte di operation e di acquisti. Perché? Perché se io semplicemente ho degli acquisti già pianificati in base a quale la vecchia pianificazione, e mi scendono i consumi, ho il magazzino, quindi continuo ad acquistare secondo quanto era stato pianificato, secondo quanto il mio ERP è stato pianificato, e il magazzino, ovviamente, e mi scendono i consumi perché io sto vendendo meno, il magazzino salirà tantissimo. In questo caso è quasi quasi triplicato. Quindi è importante che supply chain intervenga, capisca che i fatturati dei prossimi mesi saranno minori, e quindi riduca anche gli acquisti che io vado a fare nei prossimi mesi, in modo da mantenere il magazzino il più contenuto possibile. In questo caso, alla fine, la terza parte abbiamo visto è la parte di manovra finanziaria, dove io ho già previsto gli scarichi del portafoglio degli anticipi fatture, gli SBF che sono stati fatti, e cosa devo fare attenzione? Devo fare attenzione che il nuovo fatturato, se prevedo una riduzione di fatturato, non riuscirò più a presentare le stesse fatture, ma avrò
un montante da presentare in banca più basso e comunque dovrò rispettare le scadenze che mi sono state date dalla banca, quindi devo capire quanto riesco a utilizzare di nuovo fatturato, anche perché magari ci saranno molti clienti che fanno insoluti o clienti che la banca ormai sa che sono in difficoltà e quindi decidono di non anticipare più le azioni di pagamento che si sono spostate. Quindi devo fare molta attenzione a come pianifico poi l'utilizzo del breve termine nel piano. La struttura finanziaria, l'ultima parte, ci sono gli interventi specifici che andremo a vedere nel prossimo webinar che faremo il 29 settembre, quindi ci passo su velocemente. Sulla struttura finanziaria posso intervenire o con nuovi finanziamenti, con l'utilizzo di breve termine o in alternativa con equity apportato dai soci o finanziamento soci. Quindi questa è, diciamo, un po' la teoria di come viene costruito, quali sono le logiche che costruiscono, che stanno dietro un piano di cassa. Chi vuole iniziare a costruire un piano di cassa, vuole ragionare su come strutturarlo, ha bisogno di i tre punti che abbiamo visto prima, quindi sicuramente gli saldi banca, gli scadenzari clienti e fornitori, i piani di ammortamento dei finanziamenti. Quindi queste sono tutte cose che sono stime di flussi che derivano da dati storici di cui siamo a conoscenza. Scenari di forecast mensilizzati, quindi un piano economico di quanto riuscirò a vendere, quali costi sono associati, i piani CAPEX, i piani di investimento previsti, il saldo IVA e le linee di credito che le banche ci hanno concesso. Vi farei vedere una simulazione su Excel, giusto per questo ovviamente è un po' più semplificato di quello di Ferretto, ma l'importante è la logica. Se vedete l'output è molto simile a quello che ci ha mostrato il dottor Pieraccini, quindi abbiamo prima le uscite finanziarie previste per singolo mese, quali sono gli incassi poi che siamo andati a pianificare divisi tra crediti da scadenziario e incassi da piano. Quali sono le uscite per gli investimenti previsti durante l'anno e poi sotto la sezione finanziaria, quindi gli oneri derivanti dagli MLT finanziamenti, gli oneri del breve termine e poi le uscite finanziarie per le quote capitali e poi impatti moratoria, eccetera. Questa è un'azienda, sotto c'è tutta la manovra degli autoliquidanti per andare appunto a simulare quanto io riesco a coprire il mio fabbisogno attraverso l'anticipazione di fatture o SDF, e sotto alla fine c'è il fabbisogno e disponibilità. In questo caso l'azienda è un'azienda sana, insomma, che ha disponibilità liquida senza problemi prevista per i prossimi mesi, e però andiamo a pianificare qualche evento straordinario la cui direzione vuole capire quali sono gli impatti. Quindi in questo caso abbiamo i clienti, anche qui i primi 15 clienti per fatturato e poi tutti gli altri pianificati insieme. Possiamo pianificare che il cliente principale nei prossimi 2 mesi è in difficoltà e ci informa che non riuscirà a far fronte ai pagamenti che dovrebbe fare, e quindi andiamo a pianificare una riduzione, anzi un azzeramento delle vendite su questo cliente. Il cliente 2 ci informa che riuscirà a pagare solamente metà dei propri impegni, e quindi sappiamo che abbiamo una riduzione di 2 milioni e 3 di fatturato nei mesi di settembre-ottobre. Prudenzialmente possiamo simulare una riduzione del 10% su tutti gli altri clienti per essere più prudenti e capire quale potrebbe essere lo scenario di, chiamiamolo worst case, a cui far fronte, e quindi andiamo a vedere che la nostra situazione finanziaria è passata da una situazione di equilibrio a una situazione di fabbisogno finanziario. Abbiamo ottobre a cui manca circa 550 mila euro e da cui dobbiamo assolutamente far fronte. Quindi
andando negli scenari, avevamo una situazione di tranquillità, insomma avevamo sempre 700-500 mila euro disponibilità finanziaria, ci troviamo in una situazione in cui ci manca 550 mila euro e dobbiamo assolutamente coprire. In questo caso potremmo iniziare a ragionare su cassa integrazione o per tutte quelle aziende che hanno molta disponibilità di ferie pregresse. E quindi se io ho già all'interno del mio tool una pianificazione per testa con delle informazioni importanti sulle ferie residue e le ore, il costo della singola persona e dove lavora, posso andare a fare delle pianificazioni mirate. Quindi il dipendente numero 4 che aveva ferie residue per 262, magari decidiamo di tenerlo in ferie per ottobre per 50 ore, anche il dipendente numero 5, in modo da pianificare il più puntualmente possibile. Visto che abbiamo gli strumenti della cassa integrazione, possiamo utilizzarlo, andiamo a simulare un 80 ore di cassa integrazione, magari solamente per il personale della manodopera diretta, perché il personale di staff, l'ufficio amministrativo riesce a lavorare, c'è appunto il lavoro sufficiente, quindi avendo una pianificazione precisa per area di lavoro riesco a fare delle previsioni più precise possibili. Quindi vado a pianificare l'utilizzo di cassa integrazione su settembre e su ottobre per 2 settimane e 1 settimana. Vado a vedere il mio fabbisogno, vedo che è leggermente sceso, ma lo scenario che sono andato a creare, l'impatto dello scenario non è sufficiente, vedete? Comunque rimango con un fabbisogno molto, molto forte su ottobre. Quindi un'altra area in cui posso magari operare velocemente sono i costi fissi. Quindi se ho con un forecast stimato di quali saranno i ricavi che mi sono stati dati dal piano vendite e quali sono tutti i costi che io sostengo ogni mese, posso andare a decidere di intervenire su, ad esempio, gli amministratori che per i prossimi 3-4 mesi decidono di ridurre il proprio compenso o azzerarlo, poi recuperarlo in un momento un po' più tranquillo, andare a magari diminuire le manutenzioni perché tutto quello che non è necessario viene sospeso. Stessa cosa le consulenze, tengo solamente le consulenze che in questo periodo sono fondamentali e mi servono e vado a verificare poi che questa manovra sia stata sufficiente. Quindi se riesco ad avere un tool che mi permette di creare, di verificare gli impatti effettivamente che hanno le iniziative che ho deciso di intraprendere, riesco a capire qual è l'iniziativa più corretta e più giusta da intraprendere, quella più efficace. Sicuramente la richiesta, se non è già stato fatto, la richiesta di moratorie, in questo caso abbiamo un foglio dove abbiamo già messo in ordine tutte le scadenze dei prossimi mesi dei finanziamenti, quindi riesco a simulare abbastanza velocemente qual è l'impatto delle moratorie che vado a sospendere sui finanziamenti. Quindi vado a sospendere tutte le quote capitali fino a gennaio 2021, poi più avanti purtroppo non posso, quindi vedo che sono riuscito a ridurre ulteriormente il mio fabbisogno, ma non è sufficiente. Su ottobre devo intervenire come? Lavorando diciamo con i fornitori, quindi magari chiedendo come i clienti l'hanno chiesto a me, magari provando a chiedere se si può dilazionare in qualche modo i pagamenti di determinate fatture, oppure andando a chiedere magari un nuovo finanziamento su ottobre. Se io vado a chiedere un finanziamento di 500 mila euro, magari con
preammortamento di un anno, due anni, ci calcolo solamente i tassi di interesse, quindi vado a mettere solamente vado poi a pianificare quant'è il tasso di interesse, vedo che insomma, sono arrivato, forse 500.000 euro non è sufficiente, ma con una richiesta di 700, però la devo chiedere su settembre, insomma, 29.000 euro in qualche modo riesco a gestirli, direi, e riesco a riportare la mia azienda in una situazione di equilibrio finanziario, e questo riesco ad anticiparlo prima di trovarmi in una situazione di contingenza senza averla prevista, perché poi se mi trovo da un giorno all'altro senza cassa è molto più difficile andare ad intervenire rispetto che a pianificarlo diciamo per tempo. Io con questo avrei finito, vi ricordo la mail per nel caso di domande, che è finance@dacta.it, e vi ricordo che martedì prossimo alla stessa ora, e stavolta cercheremo di essere puntuali, ci sarà il webinar relativo all'accesso a nuova finanza, dove parteciperà il dottor Alberto Turchetto, che è responsabile nord-est d'Italia, di SACE, e ci racconterà un po' il quadro aggiornato sulle misure finanziarie a supporto delle imprese. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo webinar.